Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bax e bentornati sul mio canale. In questo video andrò ad assegnare ad ogni conferenza principale delle 3 2021 un voto da 0 a 10, assegnato in maniera puramente scolastica, ergo il 6 è la sufficienza e qualunque voto superiore al 6 dunque è un valore positivo. Detto questo, buttiamoci dunque in questo recap dei recap con il pagellone delle 3 2021. Summer Game Fest, voto 6,5. L'evento che anticipa le 3 è stato caratterizzato da una marea di annunci che si sono dipanati in un'ora e mezza. Di tutti questi annunci, tuttavia, appena la metà sono realmente interessanti e sono quelli che vi sto mostrando a schermo. C'è da dire, tuttavia, che il Summer Game Fest, piazzandosi nell'anticamera delle 3, era più che altro un evento che fungeva da antipasto. Dunque una sorta di raccoglitore per tutti quei giochi che non avrebbero trovato spazio all'interno delle tre vere e proprie. È proprio per questo motivo che secondo me l'evento nel suo complesso lo reputo abbastanza riuscito, anche e soprattutto grazie alla bomba finale, il tanto atteso gameplay trailer di Elden Ring, con tanto di data d'uscita, fissata per gennaio 2022. In una parola, apprezzabile. Ubisoft, voto 6. L'azienda francese non vede l'ora di voltare pagina su quella che è stata, per lei, la peggiore generazione di sempre. Lontanissima dai fasti degli anni 2000 e del periodo PS3 Xbox 360, la Ubisoft negli ultimi anni ha gradualmente perso colpi e la speranza di tutti noi è che possa ritrovare il bandolo della matassa su Next Gen. Questa conferenza dunque è un po' la fotografia della generazione uscente per Ubisoft. Unico acuto l'annuncio di Mario & Rabbids Sparks of Hope, sequel del pregevole strategico esclusivo per Nintendo Switch. Sull'annuncio di Avatar, invece, preferisco non esprimere ancora un giudizio, dato che con Ubisoft ultimamente sono diventato come San Tommaso. Se non vedo, non credo. In una parola, esausti. Microsoft, voto 9. Le aspettative erano alte per la sua conferenza e non sono state tradite. Microsoft in questi anni sta lavorando il doppio per recuperare tutto quello che ha perso nei primi anni di vita di Xbox One. E si vede! Un'ora e mezza ricca di annunci, con 30 videogiochi in uscita nei prossimi 18 mesi, dunque tra 2021 e 2022, dei quali ben 27 su 30 saranno disponibili al lancio in Xbox Game Pass. Non tutti i giochi sono delle bombe, anzi, tutt'altro, ma bisogna dire che anche i giochi meno blasonati sembrano comunque essere realmente interessanti, insomma, quei giochi che se inseriti nel Game Pass li scarichi più che volentieri. A tal proposito, dato che reputo il servizio veramente clamoroso, ho deciso di mettere un mio link d'affiliazione in descrizione, qualora decidiate di abbonarvi. La più grande bomba della conferenza ovviamente rimane Starfield, il nuovo gioco di Bethesda realizzato in esclusiva Microsoft, che verrà rilasciato, guarda un po', esattamente 11 anni dopo rispetto alla data di uscita di Skyrim. Il mio most wanted rimane Age of Empires 4, in uscita il 28 ottobre di quest'anno. Spettacolare il comparto tecnico di Flight Simulator e di Forza Horizon 5, in uscita rispettivamente il 27 luglio ed il 9 novembre. C'è stato spazio per l'attesissimo Halo Infinite, in uscita nelle prossime vacanze di Natale, e per Stalker 2, esclusiva next gen, attesa per il 28 aprile 2022. Conferenza variegata, ritmata, concreta, intelligente, in una parola, immensa. Don't blame it all on me, I saw what they don't see. Square Enix, voto 4. Sbagliato il ritmo, sbagliati gli annunci, sbagliati i target. Difficile fare di peggio. E pensare che sarebbe bastato mostrare Final Fantasy XVI o Forspoken, ed invece no. Spazio infinito dedicato alla Marvel, 3 annunci su 10 dedicati ai giochi mobile, uno Stranger of Paradise che pecca di carisma e l'annuncio che la remastered di Life is Strange sarà rilasciata per Xbox One e PS4, cioè la stessa generazione per cui era uscito inizialmente il titolo. Assurdo. Neanche Babylon's Fall riesce a salvare l'evento, in quanto si è presentato in maniera molto meno ispirata rispetto alle aspettative. In una parola, disorientati. Capcom, senza voto.
Sarebbe generosa chiamarla conferenza, quella che è stata semplicemente una mezz'ora in cui sono stati presentati due giochi che peraltro conoscevamo già: Monster Hunter Stories 2, in uscita il 9 luglio, e The Great Ace Attorney Chronicles, atteso per il 27 luglio. Non si può dire che sia un evento negativo, in quanto i due titoli sono interessanti, peraltro di prossima uscita, ma sicuramente il loro evento non era appropriato per la kermesse losangelina. In una parola, inadeguati. Nintendo, voto 8. Ammetto di essere rimasto molto deluso inizialmente dal Nintendo Direct, ma poi sono andato a rivalutarlo immensamente a mente fredda. La verità è che dalle grandi software house ci aspettiamo sempre i fuochi d'artificio e non riusciamo talvolta a renderci conto quando un'azienda rimane con i piedi per terra e ci propone una strategia concreta, varia, di qualità, senza per forza buttarci fumo negli occhi. Il Nintendo Direct praticamente ha tutto. Grandi ritorni come Metroid Dread o Shin Megami Tensei 5, preziosi reboot come Advance Wars, esclusive fresche come Mario Rabbids Sparks of Hope o Mario Golf Super Rush, ed addirittura un trailer di Breath of the Wild 2, con tanto di finestra di lancio, fissata per un generico 2022. Nintendo poteva fare di meglio? Indiscutibilmente sì, però Nintendo c'è. Io credo che si debba apprezzare il fatto che, nonostante la sua posizione di grande vantaggio sul mercato, Nintendo abbia comunque deciso di presenziare alle 3 di Los Angeles, laddove Sony, per dire, abbia deciso di dare forfè. Nintendo invece ci mette la faccia, anche a costo di prendersi delle critiche. In una parola, concreta. E3 2021, nel suo complesso, voto 5. Ricorderemo l'E3 2021 come un evento di transizione, diretta conseguenza del periodo in cui viviamo. Sottotono, esattamente come sottotono sono le nostre vite, inginocchiate dalla pandemia globale. È probabilmente per questo che un po' tutti speravamo di trovare in questo E3 2021 quella speranza ludica che la vita di tutti i giorni non ci fornisce. L'evento, tuttavia, ci ha riportato con i piedi per terra. Se inseriamo nell'equazione anche il fatto che ci troviamo nel periodo di passaggio tra due generazioni, ci rendiamo conto come questa E3 non poteva non essere un evento di transizione. In poche parole, a risparmio energetico.